Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi un video particolare nel senso che è un primo test, una prima prova in assoluto di due prodotti. Quindi è la prima volta che li testo e sono due prodotti secondo me eccezionali che vanno usati insieme uno all'altro e quindi sono emozionato perché sto per provare una cosa che mi attirava da tanto, non l'avevo ancora provato e questa cosa di cui vi sto parlando sono gli occhiali del sistema FPV di DJI. Quindi faremo la prova degli occhiali FPV di DJI, questa è proprio la mia prima prova, non li ho ancora provati a parte in casa fermo per fare le regolazioni, ma in volo mai, quindi quello che vi trasmetterò sono le emozioni e le sensazioni di uno che non li ha mai provati, che ha sempre volato in analogico fino a ieri. Quindi questo video appunto è per trasmettervi cosa questi occhiali ci danno di sensazioni diverse rispetto a quello che siamo abituati ad usare fino adesso, cioè gli occhiali in analogico. E per fare questa prova, visto che ovviamente non avevo droni con sistema digitale di DJI, ho acquistato l'HG LRC Sector 150, un drone che ritengo fantastico per rapporto prezzo-qualità, perché i prodotti HG LRC ragazzi sono fantastici dal punto di vista di come vengono assemblati, come sono curati nei particolari, sono sicuramente i migliori droni pronti al volo disponibili attualmente sul mercato. È un marchio che io adoro e vi straconsiglio, ho già portato altri droni di questa marca, ragazzi è un marchio davvero top. Questo è un cinematic video, quindi un drone di piccole dimensioni con protezione alle eliche per fare riprese video cinematografiche. Il drone ragazzi, guardatelo, è incredibile, è di qualità pazzesca dal punto di vista della cura dei dettagli e dei particolari. Questa versione è la versione 6S, quella che ho acquistato io, vi arriva con i supporti in TPU per fissare una Hero 5 Session o una GoPro Hero 9, una DJI Osmo Action, c'è due supporti all'interno della confezione per fissare le action cam che volete, perché appunto essendo un CineVoop è un drone per fare riprese video, quindi va montata una action cam. Lui dovrebbe riuscire tranquillamente a portare anche una GoPro Hero 9 come peso senza problemi. Il sistema digitale che monta è CAD Vista, la versione con telecamera DJI. Ovviamente ormai quasi tutti i droni tendono a montare questo modulo anziché il modulo quello di DJI, perché comunque è molto più compatto e ci sta senza problemi su qualsiasi drone, senza andare a modificare chissà che, ci sta dappertutto. Quindi questo drone esce con questo modulo e in più è disponibile il drone con le varie riceventi, quindi TBS, varie riceventi FR Sky, in questo caso una FR Sky R9M, quindi un drone davvero super completo quando lo andate ad acquistare. Vi lascio il link in descrizione appunto se volete dargli un'occhiata, perché secondo me per imparare, visto che è tutto protetto, e soprattutto per fare riprese video particolari, è sicuramente il drone ideale. Ovviamente c'è anche in versione non digitale, in versione analogica, quindi tante possibilità quando lo andate ad acquistare. Ma ovviamente oggi non siamo qua a parlare di analogico, ma di digitale. Quindi adesso, come vi ho detto, primo test in cui proveremo lui insieme a loro. Quindi gli occhiali DJI, poi come sapete a breve DJI rilascerà il suo drone FPV con questi occhiali o addirittura magari con una versione 2 degli occhiali, non si sa, si mormora un po' di tutto, comunque è quasi sicuro che arriverà un drone FPV di DJI. Quindi questa prova ragazzi non è una recensione degli occhiali, una recensione del drone magari sì, per dirvi subito come vola, anzi mentre piloterò il drone parlerò al microfono, quindi vi trasmetterò subito le sensazioni del drone, perché quella un po' è una recensione, mentre per gli occhiali non è una recensione, è solo diciamo un video in cui vi trasmetterò le emozioni e cosa ci comporta come impatto visivo il passaggio da analogico a digitale. Come vi ho detto è tutto nuovo, non ho ancora adoperato nessuno dei due prodotti e questo appunto per trasmettervi in tempo reale cosa si prova a fare un passaggio da analogico a digitale. Magari chi inizia direttamente col digitale non passando ad analogico ovviamente non può provare le stesse emozioni, ma chi fa il passaggio sicuramente proverà le emozioni che proverò io nel fare questo passaggio, se mai ce ne saranno, perché magari sarà una delusione, anche se non credo sia così. Oggi volerò con le batterie Ovonic 6S da 1000 mAh, quindi ragazzi direi di non perdere altro tempo e facciamo questo test in cui proviamo
il Sector 150 di HG LRC e gli occhiali FPV di DJI. Ragazzi, decolliamo. Ok ragazzi, ci siamo, siamo pronti al decollo. Ci sono anche i cacciatori che stanno sparando, speriamo che non mi sparino al drone o addirittura a me, perché già l'inquadratura del prato che ho davanti a me è qualcosa di eccezionale, che vi lascia già solo quello senza parole. Quindi adesso non perdiamo altro tempo e decolliamo. 3, 2, 1. E ragazzi, cosa dire, sono già senza parole, ho appena iniziato e sono già senza parole, eh? Qua si vede praticamente tutto, roba che ci sogniamo con qualsiasi cam analogica, con qualsiasi tipo di occhiale analogico. Qua c'è una qualità incredibile, pazzesco ragazzi, pazzesco. Ovviamente questa è la prima prova in tutto, quindi anche il drone non lo conosco, lo sto provando adesso con voi, come vi ho detto all'inizio, quindi sto provando tutto adesso, quindi sono emozionato, non so cosa combinerò, spero di non fare guai, perché comunque mi spiacerebbe andare a centrare il drone nuovo, anche se qua è un campo, i danni ovviamente non saranno gravi nel caso, però. E ragazzi, si vedono i rami in una maniera incredibile, cioè il passaggio in mezzo alle piante quando poi non c'è le foglie come in questo caso normalmente è davvero critico, perché i rami non si vedono, no? Oh, guardate che roba, come si vedono i rami, incredibile, cioè vedere i rami in questa maniera ci permette di fare cose in mezzo alle piante che normalmente facciamo ma con più rischio, perché i rami magari li vediamo all'ultimo momento, soprattutto quelli sottili e secchi. Qua invece ragazzi, guardate che roba, pazzesco ragazzi. Dopo vediamo anche come sono le immagini della GoPro Hero 5 Session, perché comunque io adesso vi sto parlando ma non le sto vedendo ovviamente, quindi sto vedendo solo quello che vedo dagli occhiali, è già tanta roba. Non so se la Hero 5 Session le immagini saranno fluide dal punto di vista della stabilizzazione, speriamo, perché comunque mi piacerebbe trasmettervi davvero tutto in positivo. Il drone vola in maniera spettacolare. Adesso mi ero soffermato sugli occhiali e mi stavo dimenticando che devo parlare anche del drone, anche se non sto facendo niente di strano, però ragazzi, il drone vola che è una meraviglia, pazzesco ragazzi, vola che è una meraviglia, è bellissimo. Secondo me, per iniziare, poi è un drone spettacolare, appunto per il discorso che ha le eliche protette, è piccolo, io sto volando come vi ho detto con delle 1000, delle 6S da 1000 mAh, vediamo poi quant'è l'autonomia, anche se non sto facendo niente di strano, anche se comunque è un cinematic video, quindi in teoria non è un drone freestyle, quindi bene o male la durata delle batterie, se lo usiamo come cinematic video, dovrebbero durare abbastanza, se lo usiamo come freestyle sicuramente durano meno, però ovviamente non nasce come drone freestyle, ma lo si può usare tranquillamente come drone freestyle, però ovviamente non è il suo punto di forza. Pazzesco ragazzi, diciamo che questa combo è tanta roba, questo dronino con questi occhiali, cioè guardate i rami, madonna, guarda le piante, perché non conosco le prestazioni del drone più che altro, quindi non vorrei andare più tanto a cadere, mi si infangherebbe tantissimo perché ha piovuto praticamente per 15 giorni di fila e c'è un fango incredibile, e se cade, ok, non si danneggia, ma guardate quanto fango c'è in terra, praticamente si concerebbe da sbattere via e mi dispiacerebbe tanto quello, quindi non oso tanto fare cose strane perché ho paura proprio di questo più che altro, di andare ad infangarlo, quindi accontentatevi di quello che vi dico, nel senso che se vi dico che vola bene, perché ragazzi vola bene, lo sapete che se una cosa per me non va bene, non va bene, non vi dico cose tanto per dirvele. Gli occhiali invece non sto neanche a dirvi se vanno bene o vanno male, io vi trasmetto solo l'impressionante qualità visiva che abbiamo con questi occhiali rispetto a un analogico. Poi per il discorso latenza, tutte quelle cose lì, c'è persone molto più adatte di me a farlo, che hanno fatto un sacco di video, appunto che sono molto più pro di me nel guidare i droni, quindi hanno fatto veramente tutto quello che c'era da fare con questi occhiali e detto praticamente tutto, quindi la mia è proprio per trasmettervi, se volete passare al digitale, le emozioni che provate nel provarli, appunto, sembra un gioco di parole, ma è così.
Siamo a 5 minuti e 28, per adesso allarme batteria non si sente ancora, ma starà per arrivare, suppongo. Adesso tra poco mi sa che arriverà l'allarme batteria, però devo dire che se si usa come cinematic video, tanta roba, ragazzi, come minuti. Siamo quasi a 6 minuti, e se lo si usa come lo sto usando io, come cinematic video e non come drone freestyle, ragazzi, è davvero, davvero incredibile, pazzesco. Pazzesco, ragazzi, i rami sono una cosa fuori da ogni realtà. Secondo me davvero la prova migliore per rendersi conto di questi occhiali è appunto andare adesso a volare in un posto tipo questo, dove ci sono tanti rami senza le foglie, è appunto vederli tutti, vedere tutti i rami e non capire all'ultimo che c'è un ramo davanti e ci abbiamo mai sbattuto quando ce ne siamo accorti. Ragazzi, talmente mi sono fatto prendere da tutto bello che non mi sono accorto che le batterie erano finite, quindi adesso mi è caduto davvero nel fango, andiamo a recuperarlo. Cavoli, mi sono fatto prendere talmente che bello che non ho più guardato le batterie, porca miseria, ero troppo preso da che bello, mamma mia. Speriamo che non si è cominciato da sbattere via, perché mi dispiacerebbe tanto, era tutto nuovo e bello pulito. No dai, capottato non si è capottato, è qua. No dai, alla fine è andata anche bene, devo dire. Un po' infangato sotto, ma niente di che, dai. Ragazzi, talmente mi sono fatto prendere da che bello, che qua le batterie sono finite, sono andato praticamente sotto a quello che era la loro possibilità. Speriamo che non si siano danneggiate, anche perché erano pure nuove queste batterie. Quindi, però il drone, dai, si è sporcato un po' qua, ma poi dopo lo soffio col compressore, diventa ancora bello pulito, Porca miseria, poteva succedermi in una situazione ancora peggio, magari cadere in certi punti, c'è pure l'acqua adesso tipo là, poteva cadermi dentro lì, forse era ancora peggio, o se mi incastrava in un ramo perché mi scendeva di botto, magari era ancora peggio. Quindi ragazzi, adesso sistemo tutto e poi tiriamo le conclusioni su questi due fantastici prodotti. Ok ragazzi, allora cosa dire di questi due prodotti? Allora, occhiali DJI, ve l'ho detto, non è una recensione, di quelle ce n'è mille, è solo appunto per trasmettervi l'impatto che ho avuto nel provarli, ed è stato qualcosa di eccezionale, cioè qualcosa che vi lascia senza parole. Se avete l'analogico e fino adesso avete pilotato in analogico, se fate il passaggio alla prima prova, davvero vi lascia senza parole, una cosa incredibile. Quindi da questo punto di vista, ragazzi, credo di avervi trasmesso tutto anche durante il volo, perché è stato veramente un'esperienza fantastica, cioè quelle cose che a primo impatto vi lasciano senza parole. E stessa cosa potrei dirla di questo HGLRC Sector 150, questo drone che appunto ho deciso, come vi ho detto all'inizio video, di acquistare per fare il mio primo approccio con il digitale FPV. E ragazzi, un drone incredibile, vola che è un piacere, è un cinematic video, quindi è un drone fatto per fare riprese video, non è un drone freestyle, anche se poi lo si può utilizzare tranquillamente come drone freestyle, anche se io oggi, essendo appunto proprio la prima volta che lo utilizzavo insieme agli occhiali, che era anche loro la prima volta che stavo utilizzando, l'ho utilizzato appunto come cinematic video. Devo dire, tanta roba, avete visto che ha volato per 6 minuti, poi sono praticamente atterrato perché sono finite le batterie, o meglio atterrato da solo perché sono finite le batterie, talmente ero preso dal che bello, come si vede bene, wow che figata volare con una nitidezza e con una definizione di questo tipo, che mi sono addirittura perso che c'era fuori il simbolo rosso che le batterie erano scariche. Quindi ragazzi, se passerete mai gli occhiali in digitale, sappiate che a un certo punto comunque il drone si scarica, anche se è tutto bello quello che state vedendo. E poi cosa dire ragazzi, appunto 6 minuti e il drone, ragazzi, come vi ho detto, vola bene, è una cosa davvero piacevole, soprattutto per me, per chi inizia. È un drone che è morbido, si muove bene, dolce, non è cattivo, cioè ragazzi, un drone ideale per chi inizia, e poi ideale ovviamente anche per chi ha già tante esperienze e vuole fare dei cinematic video comunque appunto in situazioni, in posti e con un movimento che ovviamente i droni freestyle magari non ci permettono di fare. Quindi ragazzi, tutto quello che vedete qua davanti è promosso a pieni voti. Vi lascio il link, come vi ho detto, di questo drone in descrizione. Spero di avervi trasmesso le emozioni che ho riscontrato io nell'utilizzare questi occhiali
e questo drone. Se è così, ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità e anteprime, tante stampe 3D, iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere il canale, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!